Ok, dice anche con la risorsa della missione, bene. Allora, però dobbiamo togliere quella cosa. Faccio leggere frecce di precisione. Ma... Ok, sono la stessa cosa. Sì, perché non abbiamo ancora delle frecce specifiche. Però dovrebbe funzionare, hanno comunque una cosa di... Boh, questa cosa è rimasta giù. Di nuovo l'altra. Sei al massimo. Ma? Ok. Perché non è andata bene la cosa? Bene per forza quando abbiamo... Ricontrolliamo l'arma. Aspetta, ma ho sbagliato, forse ho sbagliato. Questo è fuoco, questo. Questo ha, sì, ha più lacerazione in realtà questo, lo proviamo questo. In teoria bisogna sperare che si sganci prima di morire. Ma no, cavolo, tirato. La manca. Non resta giù niente. Scusa, mi dispiace. Adesso sono guai perché non c'è più niente. Andiamoli intanto. Buongiorno, salve, salve. Crepi o no?
quando mi sbuco nel loro cumulo posso trovare un pannello. Allora, fammi capire, era... Attenzione che qua questi mi ammazzano. Un po' tanti, eh? No, buono. Stavo pensando. L'attacco era... E comunque tre di questi e poi un quarto è R2. Ah, cosa più questi erano? Secondo Milduff nei loro cumuli posso trovare un pannello. La parte è diventata in viola, era dietro ovviamente. Te l'hai preso? Se è andato? Oh, però... Oh, smettetela di cercarmi. Quattro cose non servono. Non servono niente. Ok, hai preso, stronzo. Siete? Un pannello nei cumuli di Rottano. Niente pannello qui. Controllo un altro cumulo. Controllo un altro cumulo. Prenderò dalla scorta se mi servirà. Qua. Allora. Ho tutto ciò che mi serve per Milduff. Meno male, volevo un pasto decente. Voi siete inutili, vero? Siete serviti a niente.
Una marea di roba da raccogliere qua. Proviamo a tornare là. Vediamo se nel frattempo sono apparsi. No, possiamo ritornarci. Perché sono apparsi. Non so se abbiamo ancora... se me ne dice che sono due. Buono. Oh no! Oh, ariete, sono anch'io un ariete, oh. Conosco quelle. Solo quella costola di spinocero di cui parlavano. E dov'è che è? Lì. C'è anche un'altra cosa qua sopra. Ragazzi, questo è un gioco open world, quindi sappiatelo che chiaramente ha le sue lentezze, eccetera. Dunque. Io preferirei prendere... Guarda che ce l'abbiamo. Oh! Come dicevo, mi ero lamentato nel primo dicendo certe cose avrebbero dovuto essere di default, no? Comunque con pochissimi punti. Invece è praticamente come se avessimo tutto il ramo che riguardava la cavalcatura, sostanzialmente. Cos'è che c'è qua adesso? L'ultimo ceppo, adesso è diventato uno. È una città sotterranea nel deserto. Uno, non sono stupidaggini. E due, non lo so, non ce l'ho messa io lì. L'unica cosa sotterranea nel deserto è la sabbia. E i resti di quelli che i Tenaz hanno soccorso. Ho sentito dire che sono più selvaggi dei Nora. Speriamo di non incontrarne mai uno. Ok. C'è un banco di lavoro, c'è anche la scorta. Sei pronta? Dobbiamo aspettare le ultime cotte. E quando arriveranno? Non lo so. Vuoi che mi informi? Sì, meglio. Ok, il punto di domanda consisteva nel fatto che adesso è diventato un insediamento. Ma qua sopra? Non è che anche qua sopra c'è qualcosa da disfare? Come poi abbiamo... Allora, quindi bisogna... ricordarsi delle gole cremisi. Qua mi sembra strano che non ci fosse niente da perché comunque è in bianco. Secondo me diventano verde anche quelle due. Ho il dubbio che diventino verde anche quelle due frecce. E poi l'altro è. Era qui? No. Ma mai non. Qua. Però qua è ampiamente visibile. La gola cremisi addirittura è diventata verde. Ma in realtà mancano due cose da sfondare. Ok, c'è un coso qua sconosciuto, c'è anche qua. Quindi niente, andiamo a cavallo. Ti ho preso
per qualcuno è un ingrediente prelibato, ci scommetto. Allora. Un po' come se giocassimo Red Dead. Anche se Red Dead... forse... rispetto al primo Horizon, Red Dead ha molte più queste, quindi c'è molto più... comunque storie e roba da fare. Qua invece... allora... non è un'altra di quelle... oh, vediamo... ah no, è molto distante. Carina, che finalmente si può prendere, diciamo... buona. Osso di cinghiale. Occhio, c'è un'altra torre. Raccoglie la cosa, ma non si sente il rumore dello strappo. Quindi sei incerto se l'hai presa o no. Sì, sentito. Ora di segnalazione. Questo posto ha visto giorni migliori. Identico. Lo zaino è pieno, ma ho spazio nella scorta. Passano, ma appena... questo non si sfonda? Vabbè, non c'è niente. Che sono sempre proprio, ricordo di là le sentinelle con due tre di eccomi, ed ecco un altro di quei dispositivi. Per favore, non staccarti. Ti davano due o tre di frammenti, se non uno. Poi capirò anche cosa farmene. Questo ha più senso del volo d'angelo di Assassin's Creed. Quello si butta come un pazzo da... non credo di poterli superare. Meglio lasciar perdere per ora. Questa cosa qua è qualcosa, eh. Però c'è di nuovo... però questo... se che facendo l'override di quel coso lì, che sembra di nuovo un fiore, si liberano le radici, quindi poi se entri là bene vedremo.
Vedremo che cos'è più avanti. Allora. Non si cade. Leggevo di rallentamente quando arriva nella zona di San Francisco, ma non so se il tizio che parlava di questa cosa aveva la PS4 o se aveva anche la PS5. Speriamo che mantenga i 60 frame sempre, ovviamente, però non ne ho idea. La cosa c'è? Solo il percorso. No, vediamo un attimo, missioni secondarie. Parla col magistrato, parla con Tolan. Sì, un escort. Ok. Rivediamo meglio la mappa, ma vediamo che non appaia qualcosa qua. Fare quel giro. Controlliamo. Oh, qua. Ah, bella la masse sollevato da terra. Vieni qua, va. Prima che ti incassi da qualche parte. Dai, dai, salva. Non va, eh. E c'è un finisciato. In questo caso, a differenza dell'altro, andare negli angoli remoti ti premia. Ah, c'è l'altro, c'è bene. Dove serve questa gola? Che qua non c'è. Là sopra. Ok, probabilmente non si capisce, ma c'è... è là. Ok. Sarebbe stato carino, però dovrebbe premiarci con, non so, bobine viola, per esempio. Allora, niente, non sembra essere apparso nulla. Qua si potrebbe andare a vedere anche là in fondo, in quell'angolino lì, qui abbiamo un po'. C'è qua. Vabbè, adesso torniamo al villaggio. I kit di viaggio veloce evidentemente li troviamo nei forzieri, perché io non li ho più creati. Stavolta ci ha ampliato un po'. Che giro mi stai facendo fare? Ah, ok. Andiamo qua. Eccoti qua. Ho ricevuto un'altra visita da parte di Ulvund in persona. Ha insistito, ma ho tenuto duro. E addirittura mi sono preso la rivincita. Proprio così. Bravo. Racconta. Nel suo piatto ho messo 3 manciate di sale invece di 2. Da qualche parte bisogna pur cominciare. Credo di aver trovato tutto.
con tutto l'aiuto che mi hai dato, devo assolutamente sdebitarmi. Si cucina? Posterante, dai. Leggero. Bello quel cucchiaio lì. Rugginito com'è. Wow. Milduf, ti sei superato. Superato, ma quando che ne sai tu? Viste migliori, sai dove trovarmi. È il primo piatto e che... se ordinerai un mio piatto, offrirà la casa. Grazie. E non dimenticare di farti valere. Non serve dirlo. Guarda caso, sto già preparando la mia prossima porzione di resistenza. Spero di rivederti. Ah, subito voglio vedere questo discorso. Vediamo un attimo. Ma parla con... ah, perché qua... dicevo questo... Il cibo fornisce bonus potenzialmente temporanei. Il pasto preparato da Midulf ha ridotto il tempo di recupero della tua concentrazione. Porta ingredienti ai cuochi tutto il mondo per ottenere cibo. Può essere attivo un solo effetto alla volta. Direi che lo vedo là sopra. Quella specie di... capito, ma... cosa dura però. Forza, guarda pure il menù. Vediamo, vediamo. C'è da dire che non mi fa impazzire questo sistema di menu, Cioè sarebbe bello vedere i piattini tutti curati, con anche non uno scorrimento non verticale, ma... dai un attimo. Incarico acquista. Posso... ok, lo vediamo qua. Vabbè, è sempre lo stesso. Oh, è sempre lo stesso! Acquista è gratis per ora. Questo che significa? Rigenerazione vigore 2 livelli. Cos'è sti vigore? L'altro è la barra del... proviamo a prenderlo. Portare solo due cibi alla volta? Se no vanno male. Vediamo. Due carne nel mezzo. Dov'è che vediamo tra l'altro il buff? Tatuino? No, tatuino, vediamo un attimo. Lo c'è di nuovo. Ecco questo, aspetta. Ok, ardente, acido. Però di nuovo non c'è il modello in 3D. Mi sarebbe piaciuto invece avere il modello 3D per gustarcelo meglio, no? Guardarlo bene, da feticisti. Ah, devi ispezionare il bottino e basta. Non si fa così, speriamo che se faranno il 3 ci sia questa cosa. No, ma guarda dove era, era qua. Ecco perché non lo vedevo in fondo, cavolo. Aspidente. Rapida macchina a combattimento in enormi dimensioni, in grado di attaccare a lunghe distanze. Può rotolarsi su se stessa per trasformare una serie di arti rotanti in un vero e proprio arsenale. Ok, c'è una seconda variante. Anche qua ce ne sono altre due varianti. Le macchine sono tutte qua. Beh sì, non sono nemmeno poche in realtà. Anche questa c'è altre tre varianti. Questo? Scusa? Davvero? Stai scherzando? Quante sono? 20? Di più? Personaggio della biografia. Erend. Alla fine questa non c'è bisogno, perché alla fine, cioè, insomma, se siete freschi di... alla fine si sono lamentati perché parlo troppo. Questo è un gioco che andava presentato, che va discusso, quindi insomma, se vuoi guardare Call of Duty vai a vedere Call of Duty, non lo so. Non, dipende dal gioco, no? Cioè se è un gioco action non c'è tanto da dire. Vediamo un attimo, statistiche. 6 ore.
ok, abbiamo antiche di base, preparazione, esaminare i nemici, comunità alimentare, trappole, creare trappole, usare trappole. Ok, per tattiche allora intende questa roba, fare questa roba, non attaccare, ma preparare o agire con le trappole. Fatti alterati, fuggire, schivare. Come diventare più forte? Vabbè. Abilità ne abbiamo 4 adesso, vediamo un attimo. Io proverei a sbloccare subito questo per vedere come funziona. Ma come valore più in fretta. Limite di vigore arma. Livello 1. Vedi? È solo uno alla volta, con 3 gradi. Segmento della barra valorosa, ma il vigore non ho ancora capito cos'è. Non so. Vabbè, sai, l'altro giorno. Allora, vediamo un attimo. Potremmo andare anche là, ma prima. Oh, c'è questo, c'è questo. Facciamo. Facciamo meno questo e poi ce ne sono un sacco di altre cose. Abbiamo già un sacco di cose da fare e c'è. E questo è il mondo. E che è quel tipo che l'ha finito in 3 ore? 3 ore e mezza, quello che è. Andiamo lì adesso. Così vediamo anche quest'altra arma. Adesso bisogna un po'. Mi piace, mi guardi pochi video, poi mi dici che. Ah, ma hai detto che mantieni un buon ritmo, bla bla bla. Innanzitutto dipende dal gioco che guardi, perché se guardi anche Yakuza parlo. Poi aggiungo una cosa. A volte ho parlato troppo di cose effettivamente magari non inerenti, ma c'è una ragione. Quelli che mi stanno seguendo quella serie lì, cioè sono pochissimi, quindi se mi rivolgessi a un pubblico più grande mi limiterei di più. Perché mi seguono. Non sono riuscito a schiacciarlo. Rallenta col cerchio, sì. Finché mi seguono in pochi, poi quelli. Judgment così, ma sono proprio. Boom Boom ha detto che lo spinocero era qui. Credo che voglia combattere. Non vedo un problema, poi. Ripeto, chiaramente se io avessi decine di persone che mi seguono una serie sarei ancora più accorto. Però comunque certe cose dipendono anche dal gioco. Sto giocando. Devo abbattere e prenderli in costola. Ah, vabbè, sono venuto al posto. Non combattere, no! Fortuna si è agganciato. Combattimento con super ariete bisogna provarlo, in effetti, vediamo un attimo. Vabbè.
il necessario per Della e Boom Boom. Ora possono costruirmi quella nuova arma. Quella lì? No? È quella lì. Volevo vedere se la vita era cosa, ma era... si è riempita subito. Mentre invece qua sembra che... mi costi parecchio. Questo posto? Lo metto nella scorta per il momento. Comunque per ora hanno fatto tutti i passi che dovevano fare per migliorare il primo, a mio modo di vedere. Poi vedremo man mano che giochiamo le critiche da fargli. Però non ho... sono soddisfatto. In quel gioco ho preso 89% di media, vuol dire 9 praticamente. Quindi, in teoria, vuol dire che è un ottimo gioco. Ah, qua c'è un'altra cosa. Mi asciugherò subito. Che roba da raccogliere, però, eh? In effetti forse non serve male abilitare l'accoglimento automatico. Capito bene, allora dovrebbe essere nel menu... della difficoltà, dicevo, ma non è così. Accessibilità forse, eventi a tempo nelle gare, eventi a tempo nelle gare, quale gare? Vabbè, vedremo. Poi c'è appunto anche il coso che vola, insomma c'è un po' di roba. Io non vedo niente quella roba lì. Dovrei rileggerlo, in realtà, cioè leggerlo proprio, perché l'ho messo sulla mia pagina di Facebook, l'ho guardato un pochino, ho intravisto che c'era questa cosa, ma l'ho letto veramente molto, molto rapidamente. Troppo rapidamente, evidentemente. Allora, niente, andiamo là. In realtà un viaggio veloce qua. Questo cos'è? Quello con to. Ok.